Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game, qui in compagnia del nostro piccolo amico Mui. Mui si chiama? Credo di sì. Dobbiamo continuare la nostra avventura alla ricerca di Ilo, la sorella di Lana. Io credevo che fosse suo fratello, ragazzi, ma in realtà non è suo fratello, è sua sorella. Vabbè, scusate se la volta scorsa mi sono riferito a Ilo, al maschile. Opla. Ho scoperto, ragazzi, che è sua sorella. Ma dettagli, dettagli, ragazzi, sono dettagli questi. Ok, resta qua. Ma in teoria forse dobbiamo spostarlo questo, eh. Perché non credo. Dai, Lana, dai che ce la fai. Oh, perfetto. Che salto, grandissimo. Ah, interessante. Vieni qua. No, vieni qua, vieni qua. Proprio in qua. Così sarà anche lui, no? Giusto? Perché altrimenti non. Ok, che fa salti lunghissimi, verticalmente intendo, però anche lui ha bisogno del nostro aiuto per raggiungere certe altezze. Vieni Mui, vieni. Allora, fai una cosa, lì ci arrivi, no? Buttami giù la fune. Vedi, noi aiutiamo a lui a salire e lui aiuta a noi a salire. Ci aiutiamo a vicenda. È un gioco di squadra, ragazzi, molto figo. È un gioco davvero rilassante. Ci sono questi momenti di silenzio. Io sento proprio leggermente in sottofondo il rumore del vento, dell'erba. Poi all'improvviso parte questo sound che preannuncia l'imminente arrivo del nemico, di queste macchine. E infatti, ecco. Secondo me fa tutto il giro questo.
No. Pezzo di merda. Se mi metto qua. Oh cazzo! Credo che la strategia sia questa però. Ma non ci... sono caduto giù, non ci sono arrivato là. Sì, credo di dover fare così però, eh. Ma mi vede. Sono troppo frettoloso. Sono troppo frettoloso, ragazzi. No, mi fate ragazzi. Ma io corro, corro, corro. No! No! Mui, no! Mi deve seguire anche lui. E che rimane fermo, capito? Dopo che gli abbiamo dato un ordine, non si sposta più. Guarda che stava per beccare a Mui. Porca miseria. Come funzionava sta cosa? Così. Sì, ma puoi seguirmi. Non è che ogni volta te lo devo dire, Mui, dai. Ah, ci sei, ok. Meno male. Ci stiamo inoltrando in una zona paludosa. Attenzione. Ha paura dell'acqua. Ok. Mui non si sposta. Ha paura
ha chiaramente paura dell'acqua come un gattino, e quindi mi sa che dobbiamo trovare qualcosa per aiutarlo, tipo questo ceppo. E dobbiamo anche trascinarlo, giustamente, perché siamo parecchio distanti. Bella, Olai. vieni, vieni. Olai, mui. No, ragazzi, è troppo carino, mi piace troppo. È veramente troppo carino il modo in cui comunicano, il rapporto che hanno. È davvero bello. Dobbiamo salire anche noi. Vai qua. Cos'è? No, vabbè, ma davvero? È stranissima questa creatura. Cacchio, mo? Riusciamo a prosciugare tutta l'acqua? Così sale anche lui. Ok, a posto. Pamaki. Questi saltini veramente corti. Ah, l'abbiamo accarezzato. Vabbè, lui non può scendere qua. Dobbiamo fare il giro e togliere le travi dall'altro lato.
Olai. Occhio, dobbiamo... Sì. Questa parte mi sembra già un po' più complessa. Dobbiamo distruggere quelle travi di legno perché Mui non può saltare, non può andare giù. Vedete, dobbiamo arrivare entrambi da questo lato. Quindi adesso noi facciamo il giro. Torniamo indietro passando da sopra. Ok, stando attenti. Rischio. Olè. Olai, Mui. Pamaki, Kielo. C'è ancora molta acqua, vero? Sì. È da capire se anche noi possiamo passare da sotto e risalire dopo in fondo. Ma vedete che è pieno? C'è per poco poco di acqua. È carichissimo, ragazzi. E infatti c'è il ceppetto qui. E mo? Ah, ce la facciamo. No, pensavo che in fase di nuoto non potevamo mandare il segnale a Mui, invece sì. Ok, quindi... Allora, il ceppo ci serve solo in questo tratto di acqua, secondo me. Tutto sto casino che stiamo facendo è solo per questo pezzettino, perché è molto distante e Mui non riesce a saltare così in orizzontale, quindi...
Olai. Qui dovrebbe riuscirci. Sì, siamo noi che non ci lasciamo. Siamo noi che abbiamo il saltino corto. Però ce l'abbiamo fatta, dai. È stata un po' una parte un po' lentina, eh. Ci vuole comunque il suo tempo. Ed è giusto che il gioco si prenda il suo tempo con gli enigmi. Non sono difficili, però si prendono il loro tempo. Olai. Cos'è? Un vecchio edificio? Sembra una vecchia struttura. Ci stiamo inoltrando in qualche sorta di strana struttura. Interessante. Molto interessante, ragazzi. È un palazzo. È un vecchio edificio, un vecchio palazzo. Aia. Dobbiamo folgorarlo questo, mi sa, eh. Sì. Ah, ai. Per poco. Riproviamoci noi. Dobbiamo aspettare che si distanzi abbastanza da darci il tempo di scappare. Ci
un salto. Là! No, vieni, vieni. Ah, beh, certo, perché c'è. Spegni. Anche tu hai ragione, scusa. Ma che figo. Ma che figo, ragazzi. C'è questo affare. Mi sa che dobbiamo attivare la turbina o qualcosa del genere. Ma ragazzi, mi sa dai che ci fermiamo qui con questo episodio, ok? Abbiamo attraversato la zona paludosa. Siamo entrati in questo vecchio palazzo, in questo vecchio edificio divorato, ormai avvolto dalla natura. Quindi sì, credo che sia un buon punto per fermarci. Voi come sempre fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale, sempre se vi fa piacere, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!